Allora, Benvenuti. possiamo iniziare? Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo evento dell'iniziativa Art and Science Across Italy. Io sono la professoressa Anna Collaleo, mi avete già conosciuto, sono la coordinatrice insieme alla dottoressa Venditti della Tappa di Bari. L'evento di oggi ha il titolo Musica e Matematica, Armonia e Bellezza nel Cervello. Dunque, abbiamo visto negli eventi precedenti relative alla musica e alla scienza, quali sono i processi fisici che sono alla base della creazione della musica. E abbiamo anche ascoltato molti esperti di musica che ci hanno guidato all'ascolto di varie forme di musica e anche all'evoluzione del valore estetico della musica nel corso dei secoli. Comunque, la bellezza e il gradimento della musica sono dei concetti estetici che vengono compresi da tutti, quindi non è necessaria una formazione scientifica e musicale. Quindi, diciamo, per dirla come si dice in neuropsicologia, condividiamo una specie di sistema neurocognitivo che ci permette di essere d'accordo sui nostri valori estetici. Allora, quindi abbiamo un metodo scientifico che possiamo applicare ai meccanismi psicologici e neurali e che ci dicono come vengono giudicati i nostri stimoli. E su questo, diciamo, su questo percorso scientifico, su questo metodo scientifico che si basa il lavoro della nostra prima relatrice, che ci parlerà di musica e bellezza nel cervello. E diciamo, siamo molto fortunati perché abbiamo una studiosa di fama internazionale, che è la professoressa Elvira Brattico, che è un professore ordinario di psicologia generale presso l'Università degli Studi di Bari e contemporaneamente professore ordinario di neuroscienze presso il Centro di Eccellenza Danese Center for Music in the Brain, che è diciamo, un centro che è legato al Dipartimento di Medicina Clinica e al Conservatorio Royal Academy of Music di Danimarca, di Aarhus. La professoressa Brattico ha avuto un ruolo fondamentale, diciamo, nella creazione di questo centro di eccellenza, così come di un altro centro, che è il Finnish Center for Interdisciplinary Music Research, che entrambi diciamo, li conduce e li dirige. È professore aggregato anche di psicologia biologica presso l'Università di Helsinki e professore di neuroscienze della musica presso l'Università di Jyväskylä. Spero di aver detto bene. Allora, la professoressa è pianista, è concertista, è filosofa, ha svolto attività di ricerca in diversi paesi, in Canada, molto in Finlandia, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca in psicologia presso l'Università di Helsinki. Ha pubblicato diversi lavori scientifici e due libri ed è considerata pioniera mondiale nelle neuroscienze uditive naturalistiche e nella neuroestetica musicale. Infatti ha dato molte interviste al network importanti, BBC, Repubblica, Focus. E attualmente si occupa di percezione, memoria uditiva, emozioni, differenze individuali, apprendimento, utilizzando e sviluppando metodi di psicologia sperimentale e neuroscienze cognitive. Quindi adesso non mi dilungo oltre e cedo la parola alla professoressa Elvira Brattico. Okay, grazie mille, professoressa Colaleo, di questa fantastica presentazione. Sì, avevo mandato una versione lunga, poi ho visto, insomma, che è stata esposta, diciamo, quasi per intero. Una rettifica, non sono più concertista, insomma, ho fatto un po' di attività così pianistica quando ero ragazza, insomma, poi mi sono specializzata poi nella
diciamo, nella ricerca, anche se conosco colleghi che riescono a portare avanti entrambe le carriere, insomma, però io sono una sola, non ci riesco. E quindi mi sono concentrata appunto nella ricerca sulla musica, sia in Finlandia prima e poi in Danimarca, e adesso da un anno e mezzo abbondante sono tornata nella mia città di origine, Bari, e quindi lavoro anche al Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione. Allora, faccio una condivisione schermo. E così ecco, riesco anche a vedere qualcuno che vuole mostrare il volto, vedo me stessa e poi vorrò vedere la chat perché vediamo se la trovo la chat, qua non c'è. In basso, basso. No, mi sa che nella condivisione schermo non la, forse non la Ok, ti vedo. passo io le Ah, sì, va domande. bene, va bene. No, perché chiederò, farò una domanda a un certo punto ai partecipanti. Insomma, mi piacerebbe che intervengano in chat, perché l'argomento, come diceva giustamente la collega con la Leo, è un argomento, insomma, che comprendiamo tutti. Il bello in musica, perché insomma consideriamo un brano più o meno bello rispetto ad un altro e nonostante poi abbiamo tutti insomma un'idea, poi soggettivamente magari variamo insomma poi nell'attribuzione di questo giudizio del perché io amo questo brano e quindi voglio un po' anche però mostrarvi quali sono le ricerche scientifiche, cosa si sa rispetto a questa esperienza e in particolare voglio presentarvi uno studio che abbiamo fatto, che in realtà è un insieme di studi collegati fra loro sui fattori fisici, psicologici e anche neurali. Quindi rispetto all'attività del cervello, relativi proprio a giudizi estetici sulla musica. Oh, e se chiediamo a una qualunque persona quale aggettivo ti viene in mente, se ti chiedo di descrivere il valore estetico di un brano di musica, possono venire fuori tantissimi, centinaia di aggettivi diversi e noi abbiamo posto questa domanda a 390 studenti universitari finlandesi e abbiamo ottenuto questo tipo di riassunto, insomma, di distribuzione di questi aggettivi. Qua sono tradotti in inglese, però insomma, ovviamente erano originariamente in finlandese. Avviso che ci saranno delle slide in inglese perché appunto gli studi poi utilizzano l'inglese come lingua proprio di divulgazione scientifica, quindi scrivere gli articoli e poi anche insomma altre lingue, quindi ci saranno alcune slide in inglese. E quindi come vedete qua ci sono tantissimi aggettivi che sono venuti in mente ai partecipanti per descrivere appunto il valore estetico, cioè cosa associamo noi mentalmente con la parola estetica nella musica. E come vedete al centro, qui abbiamo al centro i più frequenti, quelli che sono stati ripetuti più volte, e poi man mano, insomma, nei cerchi periferici abbiamo quelli meno frequenti, quelli che capitano meno di essere nominati dai partecipanti. E al centro proprio vediamo beautiful. Quindi bello è una parola che è immediata, insomma, ci dà proprio il senso del valore. Diciamo artistico di un brano musicale, questo in persone che non sono però esperti di musica, ma anche in musicisti, ora dirò qualcosa in più in seguito. Questo è uno studio che abbiamo fatto nel 2009. Oh, però il concetto di bellezza è un concetto appunto molto interessante che ha interessato i filosofi, gli studiosi fino dall'antichità. E se pensiamo a diciamo uno studioso del periodo illuminista, Edmund Burke, vediamo che il suo concetto di bellezza era appunto
molto oggettivo, insomma, era legato a questa bellezza universale condivisa da tutti gli uomini, perché diceva che la bellezza è soprattutto una qualche qualità nei corpi che agisce meccanicamente sulla mente umana tramite l'intervento dei sensi. Quindi è qualche proprietà in realtà fisica che agisce sulla nostra mente, io direi anche sul nostro cervello, tramite gli organi di senso e che ci porta poi ad avere queste risposte estetiche particolari. Quindi diciamo che la ricerca è verso questi parametri, queste qualità fisiche che si possono chiamare apparenti, nel senso che sono misurabili, sono, diciamo, visibili nel mondo fisico, nel mondo naturale, e che nel caso della musica sono tutti i vari parametri, appunto, acustici di dissonanza o consonanza legati ai battimenti presenti nell'onda sonora, oppure anche l'armonia, la serie delle regole che ci sono quando si compone, insomma, un brano musicale. La forma musicale, il ritmo, insomma, che tipo di ritmo si usa, tutti questi parametri di cui poi sentirete anche parlare nella presentazione successiva alla mia, perché credo che il collega successivamente si focalizzerà proprio su alcuni di questi parametri e vi dimostrerà come effettivamente siano dei parametri fisici quasi matematici, perché ci sono proprio delle leggi universali appunto dei corpi intesi come proprio corpi fisici che producono questi suoni e che sono legati, questi suoni e questi parametri, proprio a delle risposte positive di piacere, anche di bello, insomma, risposte positive estetiche. Ma ora la domanda è davvero solo questo il bello in musica? Cioè, davvero solo si può spiegare il bello soltanto andando a vedere un parametro acustico rispetto ad un altro? Ora vediamo, faccio un piccolo esperimento per rispondere a questa domanda. Cioè, insomma, un esperimento, una survey, perché vi voglio chiedere. Ops. Quale brano di musica è secondo voi il più bello che avete mai sentito? E vorrei che scegliete un brano che vi viene in mente, il più bello, diciamo, in assoluto che avete mai ascoltato nella vostra vita, andando a cercare tra tutti i generi musicali che potete conoscere. Insomma, non pensiamo a un genere, deve essere per forza musica classica o per forza musica strumentale, qualsiasi brano. E vediamo, io non vedo la chat, vediamo. Chat, ah no, eccola, eccola. Ecco, adesso la vedo. Oh. Vediamo, vediamo. Help the Beatles, quando c'è neanche bisogno come dire, andare a cercarlo su YouTube o su Spotify, che lo conosciamo tutti. Sultans of Swing, sì, anche quello dei Dire Straits, Time, the Pink Floyd, dunque. The Night We Met, la settima sinfonia di Beethoven, e questo non lo conosco proprio, Snuff, Slipknot. Non so se volete mandare i link così sentiamo qualcosa. Faded, Alan Walker, musica leggerissima, qua insomma è recente, addirittura il più bello in assoluto, ma insomma, come dire, potrebbe anche essere. Oh, qui ci sono anche delle risposte, diciamo, come dire, ben acculturate. Lo studio opera 10 numero 3 di Chopin, Ansia no, FSK. Va bene, insomma, comunque diciamo abbiamo avuto un range di generi musicali, anche la ballata su Chopin mi trovate d'accordo, però insomma, essendo pianista è abbastanza normale. Quindi in realtà vediamo che ci sono delle scelte molto diverse. Alcune ho detto non le conosco. Non so se voleste mandare dei link, possiamo vedere se capiamo. No.
capiamo quali tipi di musica, perché di alcuni proprio non ho idea che cosa siano. Vediamo se li troviamo su YouTube. Ci sono le cose dei miei figli. Cos'è questo? My Ah, name ecco, is scusate, qua ci Teacher sono tutte Carol. le Can pubblicità. you say hi, teacher? Questo mi sa che è una scelta di qualcuno. Gang bang, gang, ciclo, sul beat brass, spasswar, Air Max, comfort, Calvin Klein, Klein, Tayard, football, tanti comparti, quindi ho due iPhone, orologi, ma non ho troppo tempo, sto secondo i soldi come un touchdown, touchdown. Questo è interessante, non ho capito se cantano in inglese, ma va bene. Qui c'è qualche altra scelta, non voglio perdere tanto tempo, qui per Pink Floyd. Vabbè, questa la conosciamo di Pink Floyd. Pink Floyd non c'è bisogno di ascoltarla, però insomma è interessante la scelta, qualche scelta insomma più recente. Ok, va bene. Devo dire che insomma comunque è riuscito la piccola survey perché ovviamente insomma avete scelto in modo anche molto molto soggettivo, cioè poi le scelte potrebbero non avere nessuna insomma, comunanza rispetto proprio ai parametri acustici e fisici. Magari si spazia da un qualcosa di estremamente consonante, armonico, melodico, semplice, a un qualcosa di totalmente dissonante o comunque insomma con tipo anche insomma il brano che ho mostrato sportswear con dei ritmi particolari, insomma delle sonorità anche abbastanza particolari. Insomma, senza entrare neanche nel discorso della lirica, insomma delle parole, ma rimanendo sugli aspetti proprio prettamente musicali che consideriamo qua, c'è un'enorme variazione proprio a livello fisico. Questo per di più viene complicato dalle situazioni, dal contesto in cui ci si trova ad ascoltare un brano di musica. Ovviamente il giudizio estetico di bello è diverso se lo ascoltiamo, se ascoltiamo, non so, un brano di Chopin, insomma, un brano orchestrale in una concert hall, in una sala da concerto, in una chiesa meravigliosa. Ovviamente c'è un'amplificazione di questa esperienza. Così come se ascoltiamo, mi capita qui una foto che ho preso da un concerto pop, forse il primo a cui sono mai stata, di Ariana Grande in Danimarca, 10 giorni prima dell'attentato che ci fu nel 2017, tra l'altro ero con mia figlia, quindi quando morirono tutte queste ragazzine piccolissime, io stetti malissimo perché insomma ero stata proprio pochi giorni prima in questo concerto, nello stesso tour, in questo concerto con la mia figlia di 10 anni. E comunque l'esperienza era impressionante, insomma, un'esperienza anche estetica, fisica, sociale, insomma, coinvolgentissima, bellissima. Poi mi guarderò tutti i brani che avete mandato perché, tra l'altro, quello di Sportswear mi sembrava molto bello, cioè, nel suo genere, insomma, mi sembrava un pezzo molto interessante. Sicuramente ci sono tanti spunti di ascolto che abbiamo raccolto in questa chat. Appunto, tornando al discorso del contesto, appunto, non si tratta solo di aspetti soggettivi, ma anche situazioni, le situazioni esterne in cui ci si trova che determinano anche il giudizio estetico. E quindi, oltre ai parametri fisici di cui ho parlato prima, abbiamo dei parametri cosiddetti non apparenti, parametri che sono più legati alla esperienza soggettiva e anche alle situazioni in cui ci si trova, in cui si ha questa esperienza di ascolto estetico, anche di performance ed esecuzione più o meno estetica.
Quindi abbiamo la biografia, cosa avete ascoltato nella vostra vita, ma anche la vostra personalità, i geni, insomma il repertorio genetico, l'educazione. Come abbiamo visto qua, c'era chi ha selezionato Chopin, magari era un pianista o una pianista che aveva studiato al conservatorio, quindi la cultura individuale e così via. Quindi sono tanti proprio i fattori che influenzano il giudizio. Quindi qual è la domanda di $1,000,000? Cos'è la bellezza in musica? Ovviamente appunto una domanda complessa, però sappiamo che il concetto di bellezza è centrale, soprattutto appunto nella concezione che abbiamo immediata, anche se appunto nell'ambito artistico è stato anche dibattuto. In generale però possiamo dire che la bellezza è quella proprietà dello stimolo o attribuita allo stimolo, che poi porta a una valutazione positiva dello stimolo, insomma del brano musicale, che è una valutazione di piacere, di soddisfazione, unità, armonia, equilibrio, perfezione, integrità, forma significativa, bene morale e così via. Sono tante insomma le attribuzioni relative a un giudizio estetico di bellezza. Fino da Immanuel Kant sappiamo che la bellezza è sicuramente legata a aspetti, diciamo, fisici, come pensava anche Burke, ma è anche legata alla soggettività, perché è un giudizio soggettivo che può non coincidere con la piacevolezza sensoriale oggettiva. Sappiamo anche che l'expertise ha un'influenza, quindi la competenza, la cultura hanno influenza sul giudizio estetico, perché ad esempio negli studi che abbiamo fatto noi abbiamo visto che i musicisti si basano maggiormente sulle proprietà strutturali della musica per dare un giudizio estetico positivo. Sappiamo però anche che i bambini sono ben consci di cos'è bello, cioè hanno già un'idea abbastanza precisa fin dalla scuola elementare su qual è il brano bello in musica. Magari non sceglieranno, che ne so, Pink Floyd o Chopin necessariamente a 6 anni, ma non è detto neanche. Quindi, se vogliamo fare una ricerca in questo settore, ci dobbiamo porre una serie di domande. Esistono dei parametri precisi, fisici, che guidano, determinano i giudizi di bellezza di un brano musicale? Oppure sono importanti o più importanti i parametri non apparenti rispetto ai parametri fisici? Ed infine, possiamo separare la piacevolezza sensoriale dal giudizio di bellezza? E queste sono le domande che abbiamo proprio ci siamo posti e ci poniamo nell'ambito di questa disciplina di neuroestetica della musica, che applica appunto tecniche di neuroimmagine per scoprire i meccanismi neurali indispensabili per l'esperienza estetica di ascolto e anche esecuzione musicale. Ed è una disciplina che cerca di mappare nel cervello quali sono le aree importanti per il giudizio di bellezza estetico, ma anche le connessioni cerebrali e anche la cronometria di come si succedono i vari processi relativi all'estetica musicale. Noi per questi studi di neuroestetica della musica usiamo la risonanza magnetica funzionale. Ora non entro nel dettaglio, ma è una tecnica che appunto serve a misurare il segnale BOLD, il segnale dipendente dal livello di ossigenazione del sangue, che è un segnale indiretto di attivazione del neurone, perché per attivarsi il neurone ha bisogno di energia, quindi serve a sangue ossigenato che arriva al cervello, che quindi porta ossigeno, quindi porta nutrimento, e noi questo passaggio del sangue ossigenato è quello che vediamo come segnale BOLD e è quello che appunto misuriamo in relazione a dei compiti sperimentali. E quindi questo è come il laboratorio in cui ho fatto i miei studi a Helsinki. Partendo dai concetti di Burke, di bellezza universale estetica, sono stati fatti numerosi studi di risonanza magnetica funzionale andando a cercare l'area del cervello che si attiva, sempre in risposta a uno stimolo bello, sempre
senza considerare tutti gli aspetti, tutti i parametri non apparenti, tutti gli aspetti relativi alla soggettività, ma proprio andando a vedere quale area si attiva sempre durante un'esperienza di bellezza, insomma, di piacere. Ed è quest'area A1 della corteccia obitofrontale mediale, che si trova praticamente proprio al centro della fronte, insomma, un po' sopra le orbite, insomma, a livello delle orbite oculari. Questi sono studi fatti anni fa da soprattutto Semir Zeki, che è un esponente mondiale della neuroestetica visiva. E ha notato che quest'area particolare al centro della fronte è importante sia per la bellezza dei dipinti, per insomma questa esperienza, questo giudizio estetico di bellezza nei dipinti, ma anche per il giudizio estetico di bellezza nella musica. E questo l'ha fatto con un disegno sperimentale per blocchi, quindi presentava un dipinto, poi c'era la risposta, poi musica, c'era la risposta. Quindi era un esperimento abbastanza artificioso in realtà. Noi abbiamo voluto rifare questo esperimento, però utilizzando dei brani, focalizzandoci sulla musica e utilizzando dei brani musicali senza interruzioni, quindi non solo 15 secondi come era nello studio, anzi 16 secondi come era negli studi precedenti, ma un brano per intero. E abbiamo scelto le prime tre danze della Sagra della Primavera di Stravinsky, poi un rock alternativo del Team Theater Stream of Consciousness e poi un brano Addio Sonnino di Astor Piazzolla. Tutti questi tre brani duravano 7 minuti. Abbiamo lasciato i partecipanti ascoltare questi brani senza interruzione, però un altro gruppo di partecipanti. Sì, questo nella risonanza magnetica funzionale, ma anche con il Nintendo Wii. Abbiamo chiesto ai partecipanti di abbassare e alzare un Nintendo Wii, per dirci quando era la musica più bella o quando era meno bella. Ora sto vedendo che il tempo è pochissimo ormai. E poi abbiamo fatto anche un esperimento, uno studio. Proprio dei brani che sono stati, o dei pezzettini che sono stati scelti come più belli o più brutti di questi tre brani che abbiamo visto prima, e li abbiamo sottoposti questi pezzettini a dei professori di conservatorio. Abbiamo chiesto di, insomma, fare un'analisi, diciamo, più o meno affettivo-musicologica di questi pezzettini. Però non vi dico di più perché ci vorrebbe ancora più tempo. Ecco, questa è la descrizione un po' più dettagliata di quello che succedeva per l'esperimento comportamentale, per cui avevamo chiesto a un gruppo di partecipanti di alzare il Nintendo quando la musica sembrava bella e abbassarlo quando invece non sembrava brutta, insomma, non era, diciamo, considerata esteticamente positiva. Lo stesso facevamo per le aspettative, se sembrava una musica, insomma, prevedibile o sorprendente, e anche una musica attivante, arousing, oppure rilassante, oppure piacevole o spiacevole. E abbiamo ottenuto questo tipo di segnale, insomma, continuo, perché loro in continuazione abbassavano e alzavano questo Wii. E poi abbiamo anche estratto dei parametri acustici dalla musica, i famosi parametri fisici li abbiamo comunque voluti estrarre, però con un metodo computazionale che si chiama Mir Toolbox, e qui c'è una visualizzazione di come funziona. Il parametro di brillantezza dello strumento, del timbro strumentale, viene calcolato dallo spettro dell'onda sonora. Quindi quando vedete che aumenta, insomma, il segnale verde, vuol dire che è più brillante, quando si abbassa è più meno brillante. E qui invece c'è. Qui c'è la chiarezza del battito, quindi adesso aumenta perché più le onde sono più autocorrelate e quindi diciamo. Il battito è più chiaro. Questi sono degli esempi musicali che non hanno nulla a che fare con il nostro esperimento.
però insomma è per illustrarvi come funziona questo toolbox, questo programma che gira in ambiente MATLAB, che serve per estrarre questi parametri fisici della musica, perché ci interessava anche vedere se c'era una relazione tra i parametri fisici e le risposte estetiche soggettive. Questi sono tutti i parametri fisici che abbiamo utilizzato e qui abbiamo visto che appunto la correlazione con i parametri fisici, i giudizi e i quattro tipi di giudizi estetici per i tre tipi di musica. E quello che abbiamo scoperto è che l'arousal, quindi l'attivazione che si sente nella musica, era maggiormente correlata con i parametri fisici. Un po' meno era anche le aspettative musicali, ancora un po' meno è la piacevolezza e meno di tutti la bellezza. Quindi in base a questo studio e di questi tre brani musicali così diversi tra loro, abbiamo trovato che la bellezza in realtà non è tantissimo correlata con i parametri MIR, cioè ci sono delle correlazioni ma non così forti, così come per le attivazioni, gli aspetti più legati a attivazione e rilassamento che ci dà la musica. E poi queste correlazioni erano anche modulate dal brano musicale. Adios Nonino, che è un tango nuovo, ho degli esempi dopo di come suona, era quello che correlava meglio con i parametri fisici, quindi quello che i cui parametri fisici, diciamo, che prevedono meglio anche le risposte affettive, estetiche. Stravinsky no. Con Stravinsky diciamo che da una parte c'era il giudizio estetico, dall'altra i parametri fisici, non c'era molta, molta diciamo, relazione. Ed è Stravinsky una musica insomma, di classica moderna, anche dissonante così. Ora qui vi faccio un esempio di i brani che erano più, secondo i nostri partecipanti, più belli, le parti di Adios Nonino in particolare, che sembravano più belle per i nostri partecipanti e le parti meno belle. Qui abbiamo un esempio per ciascuno. Questo è un pezzo di Adios Nonino di Astro Piazzolla, per cui la maggior parte dei partecipanti a questo esperimento col Nintendo Wii insomma, alzava il Nintendo diciamo, per tutta la durata di questa parte. Quindi tutti quanti erano d'accordo che fosse una parte, un passaggio bellissimo. Insomma, devo dire che concordo con questo giudizio. Sentiamo invece una parte per cui i partecipanti pensavano fosse, insomma, non bello. Questa è una parte, insomma, appunto, che la maggior parte dei nostri partecipanti consideravano meno bella, insomma, diciamo, musica un po' più brutta, che poi in realtà, appunto, ha questi suoni un po' più stridenti, è un po' più complesso, un po' più ritmico di quella della parte bellissima di prima. Ora sentiamo, per quanto riguarda il pezzo, diciamo, di rock alternativo dei Dream Theater, quali erano le parti considerate belle. No,
non ve lo faccio ascoltare tutto perché è un po' più lungo. E, ora vediamo un altro esempio di un passaggio che viene considerato da molti nostri partecipanti brutto. Ops, no, ecco, scusate. Okay, adesso interrompo per il tempo che insomma ormai è quasi finito e ora devo dire che questi passaggi belli e brutti che la maggior parte dei partecipanti appunto considerava o giudicava nello stesso modo erano le parti che abbiamo selezionato per l'analisi del segnale di risonanza magnetica funzionale. Quindi siamo andati a prendere i dati diciamo dell'esperimento comportamentale con l'Intendo Wii e li abbiamo selezionati, abbiamo preso il segnale medio che superava il 70% di correlazione tra partecipanti e abbiamo preso solo quella parte dello stimolo per andare a farci le nostre analisi del segnale BOLD di risonanza magnetica funzionale. E bisogna dire che abbiamo usato solo il brano di Piazzolla e il brano di Stravinsky per questa analisi di risonanza, perché per il brano di Dream Theater non c'era molta concordanza, diciamo che i partecipanti non erano molto d'accordo, insomma, e quindi non raggiungevano la soglia del 70% di concordanza nei giudizi. Quindi abbiamo deciso di focalizzarci su Addio Sonnino e Stravinsky. E abbiamo fatto le analisi appunto dei dati di risonanza magnetica funzionale e abbiamo trovato questa area al centro della fronte, di nuovo, che si attivava maggiormente in risposta a questi passaggi bellissimi in Piazzolla, in Stravinsky, ma non si attivava di più in questi passaggi rispetto alla musica non bella. E per invece la musica brutta abbiamo trovato attivazioni solo nella corteccia uditiva che poi si estendeva all'insula. E quindi abbiamo replicato gli studi fatti da Semrizeki e colleghi in precedenza e li abbiamo estesi a un ascolto realistico di interi brani musicali, non pezzettini come avevano fatto loro. E per di più abbiamo studiato anche le attivazioni, si hanno in associazione a musica brutta. Cioè, quindi cosa succede? In realtà la musica è brutta quando non ci attiva, non va a finire nelle aree del cervello che elaborano l'esperienza di piacere, l'esperienza diciamo emotiva, quindi rimane tutto a livello di aree sensoriali. Poi praticamente sì, qua lo salto. E quindi cosa si può dire alla fine di questo studio? Che la corteccia orbitofrontale, quindi questa parte qui che sta sotto la nostra fronte, è estremamente importante per il giudizio estetico, che comunque è una somma di considerazioni che facciamo su tanti aspetti di uno stimolo, che vanno dagli aspetti fisici legati appunto a quello che arriva dalle cortecce sensoriali del nostro cervello e dalla periferia, ma anche legato poi alla nostra cultura, insomma alla nostra comprensione di uno stimolo e così via. E la corteccia orbitofrontale fa proprio questo, insomma è un'area che integra tutti i vari input che provengono dai sensi e con anche tutte le elaborazioni che si fanno a livello cognitivo. Quindi è assolutamente importante per la bellezza in musica. Nella musica moderna però bisogna dire che la bellezza non corrisponde con la piacevolezza sensoriale, come abbiamo visto dallo studio proprio dei parametri fisici che non erano relazionati o erano pochissimo relazionati per la musica di Stravinsky con i giudizi estetici di bellezza. E quindi si può dire che Kant aveva ragione in fondo, il giudizio di bellezza non è strettamente legato ai parametri fisici dello stimolo.
Oh, e volevo con questo concludere, ringraziare i colleghi danesi con cui ho fatto questi studi, anche i colleghi finlandesi. Ringrazio tantissimo la professoressa Colaleo per questa, insomma, sua gentilissima organizzazione e coinvolgimento in questo evento. E vi incoraggio, insomma, a fare domande. Insomma, non so se abbiamo un minuto o due di tempo. Io tra poco devo scappare a fare lezione, quindi. Però insomma, qualche minuto l'ho se c'è tempo. Grazie a tutti. Grazie mille. Sì, abbiamo qualche minuto per delle domande. Io penso che sia stato molto interessante, per cui mi sollecito a fare delle domande. Sì, io purtroppo ho corso un po' perché c'erano tantissimi dettagli di questo studio, uno studio molto complesso, quindi contiene tre studi separati, quindi ho dovuto un po' saltare e andare un po' veloce, però spero che si sia capito a grandi linee quello che abbiamo fatto. Sicuramente. Sì, Ah, ecco. Enzo non è un alunno, professor Pannarale. Se le ricerche abbiamo portato la possibilità di un riconoscimento automatico di ciò che verrà giudicato bello dal pubblico. Questa insomma è un'altra domanda da un milione di dollari perché possiamo prevedere, cioè facendo appunto dei modelli di regressione, insomma modelli predittivi, possiamo appunto prevedere cosa verrà, cioè quali sono i fattori che maggiormente appunto prevedono la risposta estetica. Però un riconoscimento automatico non ci abbiamo provato. Sì, no, lo so, per l'industria discografica, sì, noi non ci proviamo a farlo perché comunque non è un fine nostro quello, diciamo, commerciale. So che ci sono colleghi che ci provano, ma non è il caso nostro, anche perché il nostro fine era relativo proprio allo studio dei meccanismi neurali, su cui non mi sono dilungata perché non avremmo fatto in tempo, però ci interessava proprio gli aspetti, ci interessavano gli aspetti proprio neurali di questo studio in particolare, più che gli aspetti proprio di applicazione commerciale. Prego. Altre domande anche da parte di giovani studenti? Non vi fate intimo, cioè, non vi fate problemi, qualsiasi domanda è utile. Ed è interessante. Comunque volevo ringraziare di nuovo tutti coloro che hanno scritto, ho detto, mi fa piacere, o mi farà piacere ascoltare qualcosa, qualcuno dei vostri suggerimenti d'ascolto. Ok, non vedo altre domande. Quindi ringraziamo di nuovo la professoressa Brattino. Grazie a voi. E adesso. Allora, aspetta, la finisco lo share. Dunque. Stop share. Eccoci. Io devo scappare però perché ho proprio tra 2 minuti lezione, quindi vorrei salutare e ringraziare di nuovo Anna e poi tutti gli altri che hanno partecipato. Ciao Elvira, Grazie, complimenti. grazie, arrivederci, buona serata, buona continuazione. Grazie. Ok, allora adesso abbiamo il piacere di ospitare nuovamente il professore maestro Gregorio Iacobelli, che come ricorderete abbiamo conosciuto nel nostro evento del 26 gennaio, gli strumenti musicali fra arte, scienze e tecnologia. Il professor Iacobelli ci aveva mostrato come costruire il clavicembalo in quell'occasione. Abbiamo già quindi conosciuto come un musicista veramente che copre spettri di attività come musicista veramente ampi, è direttore di orchestra, pianista, clavicembalista, jazzista, arrangiatore, compositore, maestro di banda.
Il maestro Jacobelli ha insegnato al Conservatorio di Matera, quello di Monopoli, e attualmente docente presso il Dipartimento di Teoria, Analisi e Direzione e Composizione del Conservatorio Niccolò Piccini di Bari, dove tiene diversi corsi, a teoria della musica, strumentazione sinfonica, scenografia musicale, air training e esercitazioni di big band. È stato maestro del coro e collaboratore del palcoscenico del Teatro Petruzzelli e oltre a tutte le attività legate alla musica classica, ha molte attività anche, fa molte attività come jazzista, ha formato l'Academy Big Band con i famosi jazzisti, tenendo dei concerti acclamati. E attualmente fa parte di un trio con il quale lui dice scandaglia il territorio del crossover, eseguendo brani con anche flautisti, violoncellisti e chitarristi esterni al trio. Quindi con questo seminario, la struttura matematica della musica, ascoltiamo cosa questo oggi c'ha da raccontarci il professor Jacobelli. Allora, ecco, mi vedi Anna? A posto? Io non ti vedo. Ma il... Le slide le vedo però. Ah, ecco, sì. Ecco, va bene. Allora, grazie e buon pomeriggio e ben ritrovati agli allievi che hanno quindi, come hai detto, seguito le precedenti, anzi quella che mi riguardava, ma anche tutte le altre conferenze sulla arte e la scienza. E sono veramente lieto di essere stato invitato e reinvitato a partecipare al seminario. Ringrazio quindi la professoressa Anna Colaleo, i miei colleghi, l'infaticabile maestro Vincenzo Pannarale e Domenico Molinini, e un saluto anche a tutti gli amici che si vorranno poi anche in seguito collegare con YouTube. E complimenti alla professoressa Elvira Brattico che ha appena terminato. Ora, il tema che mi ha guidato in questi giorni precedenti, diciamo, questo evento è stato quello di capire come collegare dove sono i collegamenti tra l'armonia e la bellezza. Perché per me, che sono musicista, professore, quindi che l'armonia fa parte dei miei doveri, dei miei piaceri, eccetera, ho sempre collegato che fosse una cosa bella. Però portarla a livello di tutti, bene, ho riflettuto molto sul fatto che nell'antica Grecia c'era questo concetto di bellezza che veniva chiamata armonia, cioè dire armonia era come dire bellezza. Armonia significa, ripeto sempre per i greci, qualcosa che sia completamente perfetto, giusto. Per esempio, che ne so, per dire che una cosa era corretta, si diceva bello. Forse anche a Bari si usa dire come stai bello, come stai bene, come sei in armonia, cioè in tutti i sensi. Ora, quindi anche a livello la bellezza morale, i greci, per esempio, arrivarono a concepire, specialmente con Pitagora, il concetto di simmetria e proporzione, cioè Pitagora basa tutto sul numero. Quindi praticamente la simmetria è la misura appropriata delle cose, mentre la proporzione, per esempio, vado avanti con le slide, almeno spero. Ah, questa è una frase di Oscar Wilde che dice: la bellezza è l'unica cosa contro cui il tempo, la forza del tempo, è vana. Cioè una cosa bella è eterna, supera le stagioni, i tempi e diventa un possesso per l'umanità. E va bene.
Quindi praticamente la, dicevo, la Grecia, mi riferisco soprattutto a questo, ecco, la bellezza delle statue greche, per esempio, dell'arte greca visiva. Ora, loro stabiliscono dei canoni di bellezza che sono nella figura umana, con dei numeri, con delle proporzioni. Quindi, per esempio, guardando i bronzi di Riace, l'armonia della forma dei loro corpi, l'altezza, la lunghezza delle gambe, delle braccia, è tutto in qualche modo, non dico bloccato, preordinato, ma rispondeva a dei concetti. Tra l'altro, se qualcuno non è d'accordo, deve ammettere sempre che c'è libertà di pensiero, per cui i grandi antichi greci avevano questo concetto. Per quanto riguarda l'Afrodite di Milo, per esempio, si può dire che la sua bellezza è un senso di armonia tra il cielo e la terra. E vediamo anche fisicamente perché succede questo nell'armonia, dell'equilibrio. Cioè, ci si arriva addirittura ad emozionare, a commuovere, quando poi si osserva che certe cose sono state previste esattamente dalla natura. E quindi lo strumento, la scienza che analizza la natura è la fisica. Nel campo della fisica, poi il sottocapitolo in questo caso è l'acustica. Quello che voi vedete in questa slide, modi di vibrazione, è una corda elastica che è tesa, però poi vibra formando quella forma di fuso. Però può vibrare in diversi modi, appunto, i modi di vibrazione. E il primo, che è quello che sta in alto, dove la corda vibra in tutta la sua lunghezza. Partiamo subito dal concetto. Quelle corde, voi dovete immaginarvi, rivolgo ai ragazzi, come un filo di perle, una collana di perle, con il filo di nylon. Non sia mai, si spezza il filo, cadono tutte le perline per terra e la mamma si arrabbia. Allora, praticamente le perline sarebbero le molecole, vero, le piccole parti di peso, perché tutte le corde hanno, come tutti gli oggetti, una massa. E tant'è vero, nella costruzione delle corde, nella scelta dei materiali per le corde, si tiene conto anche del peso specifico, quindi della densità del materiale che si prende in considerazione, e dobbiamo considerarlo ovviamente perfettamente lineare, cilindrico come composizione. Ora, queste palline, questi punti peso, una volta che vengono eccitati in un movimento sopra o sotto l'orizzontale, diciamo, di quella forma del fuso che vedete, appena vengono rilasciate per elasticità, tendono a mettersi nella posizione rettilinea, cioè secondo la retta tra i punti A e B, chiamiamoli A e B, quelli agli estremi della corda, con una velocità tale che fa acquisire a ognuna delle perle, delle molecole, una dinamica, una velocità e quindi una forza di inerzia che, quando arriva al termine della elasticità, della forza di richiamo, continua, perché ha acquisito una inerzia precedente, quindi continua dall'altra parte e così via. Spero sempre di essere brevissimo. Ad ogni modo, nel secondo modo di vibrazione, se io blocco al centro della lunghezza quella corda, la corda non potrà vibrare come nel primo modo, ma siccome è carico di energia, l'energia non si distrugge, né si crea né si distrugge, la corda trova la maniera di vibrare lo stesso, e vibra in due pezzettini, lunghi la metà ovviamente, e quindi si comporta con la velocità e la frequenza di una corda e che ha la lunghezza di una metà, e così di un terzo, di un quarto, di un quinto, di un sesto e di un settimo, fino ad arrivare, praticamente a una situazione che adesso vediamo come
Ciao a tutti. Nel seminario di quest'oggi, tra l'altro, dimostrerò il funzionamento dei suoni armonici con questo strumento non proprio bellissimo che è il monocordo, con il quale non si può fare un concerto, ma che Pitagora usò a suo tempo per stabilire i rapporti tra le varie note. Allora, cominciamo subito. Vi faccio ascoltare un suono. Quanti suoni ascoltate voi? Uno, probabilmente. E siete in errore perché ne sentite almeno 30. Perché questo suono è il suono generatore, è composto, così come la luce bianca è composta dall'insieme dei vari colori, è composto dall'insieme dei suoni armonici, dei suoni concomitanti che vengono prodotti e suonano contemporaneamente al suono fondamentale per diciamo, robustirlo e anche per dare un colore al timbro. Vediamo subito il perché. Innanzitutto questo monocordo modestamente ha due corde. In questo caso accordate all'unisono, ecco, vedete. Mi serve per altre dimostrazioni. Soltanto che è interessante questo. Se io suono una corda e poi la blocco, il suono si sente ancora. Perché questo ha le vibrazioni simpatiche, così si chiamano, o come dicevano gli antichi, vibrazioni d'amore. Era un'attrezzatura di corde insita in alcuni strumenti che producevano una risonanza, come la viola d'amore, l'oboe d'amore, che avevano altri sistemi di risonanza. Qui praticamente questa corda mette in vibrazione anche l'altra automaticamente senza suonarla e quando la blocco, forse ho parlato troppo, si sente il suono, anche se questo sarà un suono armonico. Adesso vediamo subito. Secondo le slide che vi ho fatto vedere durante la presentazione, abbiamo visto che una corda ha diversi modi di vibrazione. Per modo di vibrazione si intende quello fondamentale, quando è l'intera corda che si muove, e ovviamente questo si vedrebbe meglio al rallentatore, ma sotto questo è impossibile. E invece il secondo modo è quando uno dei due nodi è al centro, all'incirca della corda, e si divide in due parti con due ventri che vanno al contrario, e quindi si ottiene un suono diverso. Questo è il suono fondamentale e questo ora somiglia molto perché effettivamente è l'ottava. Allora, se io poi divido per numeri interi, la serie di numeri interi, la lunghezza, che in questo caso grazie al metro, questo è un sistema metrico decimale, la corda libera è lunga un metro, a 50 centimetri c'è una piccola differenza perché non ho portato con me il ponticello mobile, che quindi accorcerebbe di qualche centimetro la corda e quindi non vado proprio a 50, ma vado a 51-52. Quindi questa è l'ottava, ma se divido per tre parti la corda e quindi vado a 33 o a 66, che è la stessa cosa, abbiamo la quinta. Ecco, devo trovare perfettamente. Questo è 66, ma la trovo anche a 33. Non c'entra il dito perché quando lascio la corda, questa continua a vibrare, vuol dire che quel suono stava insieme ai suoni nel suono fondamentale e io ho semplicemente istigato la vibrazione in quella modalità. Se io invece divido in quattro parti, quindi vado a 25, eccolo qui, ottengo un'altra ottava. Quindi, ottava fondamentale, prima ottava, seconda ottava, che vale anche a 75. Quindi do, do, sol, altri do. Ma adesso divido in cinque parti, quindi a 20. A 20 abbiamo questo, oppure 80.
Questa è una nota diversa da quelle di prima, perché mentre dividere per 2 o dividere per 4 è sempre il doppio del numero 1, cioè 2 è il doppio di 1, 4 è il doppio di 2, abbiamo sempre do a diverse altezze. Quando divido per 5 abbiamo il mi naturale, la terza maggiore, e quindi eccola qua. Così si può vedere anche come consonanza. Se divido per 6 adesso, che è il doppio di 3, 3 mi dava, 3 volte mi dava la quinta, anche questa volta mi darà la quinta, cioè il sol. Suonatore, colpa mia, questo è buono, suona, ecco, forse è meglio da questo lato. Ciao a tutti, vado avanti Anna perché non voglio oggi, tra l'altro il concetto si era capito va bene. Con questo strumento, allora era dall'altro lato, ecco, praticamente vi spiego subito. La serie dei suoni armonici è formata dal fondamentale, poi dai vari armonici. Ora, se io prendo i suoni principali che ho suonato, i primi armonici, e li suono insieme, ottengo degli accordi, anzi un accordo. Quindi questa è l'armonia. L'armonia è formata da suoni che suonano bene insieme, cioè una consonanza, va bene? Quando si dice siamo d'accordo sulle persone, deriva dal fatto che sono in consonanza di idee, di pensieri. Allora, praticamente ci sono gli strumenti d'ottone, le trombe, i corni, i tromboni, che nella versione antica, prima di inventare i tasti che ne variavano l'altezza, potevano emettere soltanto la serie dei suoni armonici, questi. E per cui, per esempio, sistema di comunicazione militare durante le guerre del 700 e l'800, le battaglie napoleoniche fino ai giorni recenti, venivano fatti con la tromba, e quindi anche nell'attività diciamo in pace delle caserme, tutte le comunicazioni si fanno con la tromba. Quindi ci sono questi segnali che utilizzano i suoni armonici. Sono queste tre note. Silenzio. Allora, sentiamo. Che è successo qua? Andate indietro. Sì, va bene, ho saltato il discorso delle trombe, ma a questo punto vi faccio vedere quando la scienza viene interpretata dall'arte. Qui, ma che sta succedendo? Scusate. Ecco. Qui Strauss, nel poema sinfonico Also sprach Zarathustra, nella parte iniziale, esprime proprio la serie dei suoni armonici del modo maggiore e del modo minore, in maniera molto semplice. Ecco qua. Questo è Dudamel.
ecco le trombe, ma non stanno utilizzando i pistoni, notate? Hanno la mano ferma. Andranno sul quarto grado, sul fa. Adesso vediamo anche una dimostrazione. Allora, eccomi ancora qui con le mie macchine da dimostrazione per l'acustica. E questa volta mi dedico al pendolo, una costruzione che sostiene, che serve a sostenere in questo caso due pendoli. Ora, il pendolo si comporta grosso modo come un sistema di corde, dove però il ritorno allo zero non è dato dall'elasticità della corda che tende a stare sempre secondo un asse rettilineo, una retta tra i due punti, ma secondo la forza di gravità, cioè secondo la verticale. Io mi allontano, lo lascio, il pendolo ovviamente cerca un suo punto di equilibrio e per un complesso sistema pendolare si muove in questa maniera, ma soprattutto quello che è importante notare è che se io prendo un metronomo, vedete il suono del metronomo coincide con i movimenti, all'incirca è fatto in maniera empirica, ma anche se io dovessi ridurre moltissimo la corsa del pendolo, avremo lo stesso tempo. Anche una specie di movimento, ok, sì, grazie, alcune cose. Questi due pendoli in questo momento vanno in fase, cioè vanno tutte e due a destra o nello stesso momento anche a sinistra, ma possono anche, come nei suoni, nei battimenti, che è un esempio. Ecco, allora, l'importante, ecco, l'importante è capire i concetti, sto abbreviando un attimo, e per esempio anche questo aspetto di questa slide, sirene, fantasmi e case stregate, ha un collegamento con la scienza, con la fisica. Mentre qua siamo nel campo della suggestione, della superstizione, in qualche modo dell'ignoranza, che oggi va molto di moda con i terapiattisti e i negazionisti, eccetera. Bene, vediamo che invece nella letteratura, specialmente quella antica, le sirene, per esempio, qui abbiamo due modelli, quella a forma di pesce, come vedete lì, metà donna, metà pesce, e quella che sta sotto, che è uno strumento musicale, uno strumento acustico che si chiama appunto la sirena, che è quella che viene utilizzata nelle fabbriche, che si trova sull'ambulanza, eccetera, perché il canto è abbastanza simile in qualche modo. Nella letteratura più classica, diciamo, di tutto è Odisseo, cioè l'Odissea, quando i marinai di Ulisse vengono ecco, condannati a morte dal fatto, dal canto delle sirene, che questi marinai cercavano di inseguirle a nuoto e poi perivano per annegamento. Allora Ulisse si fa legare
all'albero della nave, in modo che ascolta il canto meraviglioso, quindi la musica è sempre sopra a ogni sospetto, quindi è superiore, però è legato e quindi può non seguirla. Quindi da che cosa dipende questo dal punto di vista fisico, come anche voglio aggiungere gli altri elementi, perché così dico tutta una cosa. La casa stregata, la casa dei fantasmi. Qualcuno può giurare di aver sentito un coro di fantasmi in una casa del genere? Bene, è il vento, in una notte di tempesta, che è, siccome la casa è abbandonata, non è in ottima manutenzione, gli infissi perdono aria, quindi la colonna d'aria che attraversa le finestre può entrare in vibrazione come una canna d'organo, e la stanza ha una sua volumetria esattamente come i risuonatori di Helmholtz, e quindi emettono non soltanto la fondamentale, ma anche la serie degli armonici, e quindi suonando tutti insieme, cantando insieme, danno l'impressione di un coro. Se poi il vento aumenta, e quindi questo fa insospettire coloro i quali si trovano in queste situazioni. Come mai esiste una logica, un cervello, un qualcosa che organizza questo canto di spiriti, secondo loro? E effettivamente può trarre molto in inganno questo, perché si tratta del sistema, del fenomeno dei suoni armonici che variano con la pressione, così come le trombe. Abbiamo visto prima, il suonatore non utilizza i cilindri, i pistoni, eccetera, le valvole, ma semplicemente la pressione del vento, della pressione del soffio. La stessa cosa può avvenire nelle case abbandonate o, per quanto riguarda i pirati dei Caraibi, questa è la perla nera dell'omonimo film di Jack Sparrow. E praticamente il vento può far entrare in vibrazione quelle, chiamiamole corde, chiamiamole funi, si chiamano invece sartiglie nel linguaggio marinaresco, che sorreggono albero e vele, quindi entrando in vibrazione producono un suono. Ma non soltanto, il vento può far piegare l'albero, che essendo connesso a questi tiranti, lì aumenta la tensione, e di conseguenza, come le corde, aumentando la tensione, aumenta l'intensità. Insomma, c'è di che spaventarsi di fronte a queste magie, eccetera, eccetera. Mentre la sirena di Cagnard, quella sirena meccanica che vedete sotto, si tratta di un contenitore di aria ad alta compressa, che viene fatto uscire da una valvola circolare, una valvola rotatoria, con tanti fori, e che collimano con i fori della sottostante. Insomma, quando i due fori sono esattamente in asse, l'aria passa. Un attimo dopo il disco si gira, non passa più, poi passa, non passa. Si crea una velocissima alternanza di apertura e chiusura che mette in vibrazione l'aria, e quindi si produce il suono. Ma vediamo questo bel disegno dei ruoli, della melodia e dell'armonia. Per spiegare un pochino nell'arte musicale l'armonia, come viene utilizzata, ho pensato di descrivere questo disegno come un soggetto, la casetta con il tetto rosso, è certamente il soggetto, anche l'albero, e poi tutto il resto del quadro, che è il fondo, il fondale, quindi è il cielo azzurro, il mare blu e il campo giallo. Bene, nella musica questo viene a essere diciamo la melodia, la casetta è la melodia, la canzone, e invece l'armonia è il fondale, tutto il resto. Quindi, questa è nell'armonia classica. Ora,
Questa è una slide che ho preso dal precedente contributo, intervento che ho fatto, quindi il basso contributo questo l'ho fatto in maniera tale che per far ricordare a coloro che hanno già assistito alla precedente, al precedente incontro, quella prassi musicale del 6-700 che si usava con il clavicembalo o con altri strumenti armonici, organo e liuto, per creare l'armonia. Quindi, mentre l'armonia già esisteva, certamente, perché per armonia possiamo intendere anche un istante di una situazione polifonica, cioè mettiamo un coro, un'orchestra, che suonano o cantano quattro parti sovrapposte, superiori, allora ognuna di esse in un certo momento, quando sta sopra, in sovrapposizione con gli altri, può creare un suono, un accordo. Però nel Settecento decidono che anche quando c'è un solo strumento solista, il violino, il flauto, c'è la necessità di creare un'armonia proprio per lui, quindi senza utilizzare il coro e l'orchestra, e quindi si studia un sistema rapido e breve per formare questi accordi, ed è il basso continuo, il basso cifrato. Per essere ancora più veloci, lo scrivono solamente con quei numeri sotto, e invece la parte stampata più in grigio è appunto l'armonia che improvvisava il clavicembalista. Quindi il clavicembalo diventa una macchina per la fornitura di armonia quando è necessario. Per quanto riguarda i ruoli della melodia e dell'armonia, vediamo delle tre esempi che sono di perfezione sul chiaro di luna. Questo qua è conosciutissimo, è la sonata al chiaro di luna di Beethoven, 1801. Qui notate c'è una nuvola davanti alla luna che si sposta. Ecco, e adesso è quasi lontano e finalmente la luna è libera di lanciare i suoi raggi verso lui. Ok, il tempo è tiranno. In questo caso invece abbiamo Glenn Miller con la Big Band, 1939, che fa la stessa canzone, cioè Moonlight Serenade, vuol dire serenata al chiaro di luna, è completamente diversa, e parte tutto questo da un esercizio che lui ebbe da fare, un esercizio di armonia per armonizzare queste note. Poi quando scriverà questa canzone si ricorderà di aver utilizzato questo esercizio. E Glenn Miller era militare della USAR Force, della aviazione americana, e poi purtroppo finì proprio durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui per ultimo ho messo Debussy, anche se l'ordine non è, no, scusate, ecco, perché mi volevo agganciare un attimino all'impressionismo di cui parlerò tra poco. E sentite questo dolcissimo clair de lune.
non riesco a parlare su questa musica, non mi permetto. Questo è Lang Lang, pianista cinese. Ecco, ascoltate il rimbalzo, la riflessione ottica, oltre che acustica, della luce della luna, dei raggi della luna che si riverberano sulla Terra, sul nostro universo. Ma sempre dobbiamo andare avanti. Qui, per esempio, ho voluto esprimere alcune situazioni che cioè l'arte musicale utilizza l'armonia, però quando è necessario, certe volte non è necessario o è poco necessario. Facciamo un esempio. Antonio Carlos Jobim, compositore brasiliano importantissimo, Bossa Nova, ha certo momento scritto questa canzone che si chiama Samba di una nota, che come melodia praticamente non ha quasi nulla. Si chiama infatti Samba di una nota. Quindi la melodia non c'ha quasi niente all'inizio, è l'armonia ciò che conta. Allora, invece Bach nella sonata, nella suite per violoncello solo, ma anche quelle per violino, non ha necessità di utilizzare l'armonia. Il violoncello è solo. Questo violoncellista è nostro conterraneo, Giuseppe Carabellese, di Molfetta, e che ha avuto l'onore di avere nell'orchestra e anche nel trio musicale. Notate che non c'è alcuna necessità di mettere degli accordi su questa musica. La riverberazione dell'ambiente, della chiesa in cui suonano, delle corde vuote, della vibrazione di simpatia di cui avete sentito prima con il monocordo, completano appunto l'armonia. Per quanto riguarda l'impressionismo pittorico, noi abbiamo qui Claude Monet, l'impression sollevante, da cui nasce poi il nome impressionismo, è una corrente che nasce, come spesso succede, perché c'è una grande invenzione della scienza e della tecnica che però toglie lavoro alle professioni che prima si basavano, prima dell'invenzione dell'oggetto, in sostanza. Viene inventata la macchina fotografica. Allora i pittori, ritrattisti, che prima lavoravano, campavano, facendo e rappresentando la realtà al vero, come in realtà era, si trovano, diciamo, a essere sostituiti dalla macchina fotografica. Quindi i ritratti a un certo momento si fanno con la fotografia, la macchina fotografica. E quindi abbiamo anche nei nostri libri di storia
Sì, certamente dei ritratti per quanto riguarda personaggi dal 700 e prima, dall'800 e metà e in poi invece abbiamo la fotografia. Allora i pittori cosa devono fare, diciamo, per risolvere questa problematica occupazionale, diciamo, lavorativa? Cominciano a dipingere non gli oggetti, non la figura umana, ma l'impressione che queste cose danno nell'animo umano. Allora, guardando quel quadro, noi vediamo che le pennellate sono non precise, forse rapide. Infatti in quel periodo i pittori lavoravano all'aria aperta, in plein air, quindi grazie al fatto che erano stati inventati pennelli piatti, i tubetti di pittura, il cavalletto pieghevole, e per esempio qui, ecco, sempre di Monet, c'è questo giardino Giverny del 1900, che dove vedete i fiori. Perché dico i fiori? Prima si dava importanza a un ritratto del re, non degli oggetti o delle cose in miniatura. Invece l'impressionismo si dedica agli oggetti più piccoli della natura, o meno importanti, piccoli nel senso anche come importanza. Pensate ai girasoli di Van Gogh, a tante, una spiga di grano o un insieme di papaveri, o le onde del mare. Tutto quello che dà impressione, preso ovviamente nell'orario e nella situazione di quella giornata, ecco perché loro facevano un quadro in un quarto d'ora all'aperto, e questo dà luogo alla musica impressionista, cioè dopo un ventennio circa nasce questo impressionismo musicale proprio ad opera di il più grande, Claude Debussy, dove dice lui: inutile che studiamo l'armonia, studiamo le cose, il vento, la luce, l'aria, i migliori insegnamenti per noi musicisti. Quindi abbandonano un pochino le forme musicali classiche, la sonata, la sinfonia, eccetera, ma si dedicano a ecco, questo è l'armonico del blues, si dedicano a situazioni diciamo più estemporanee. Per quanto riguarda per esempio l'armonia con, abbiamo visto prima, con senza accordi, gli accordi principali: primo, quarto, quinto grado e primo. Quasi tutta la musica viene fatta con questi, almeno questi tre gradi. Ci sono tonnellate di canzoni di musica leggera fatte con questi accordi, o con un giro ancora più semplice di quattro. Vabbè, mi verrebbe voglia di suonare altre 10, ma non lo faccio, tranquilli. A questo punto tutta la parte, dicevo, d'oltreoceano, la musica popolare si naviga sulla struttura del blues, che è una forma di 12 misure, come potete vedere, tre righe da quattro battute, di fa, e poi va su si bemolle. Rigo, e quindi possiamo avere dei blues. Thank you.
Mi fermo. Allora, con questo è il penultimo brano, faccio sentire, qua c'è il flauto solo che fa la melodia. Ma c'è tutta un'orchestra invece che entra adesso. Questo è il preludio a un'opera di Mallarmé che praticamente si chiama Il pomeriggio di un fauno, personaggio mitico della Grecia, e quindi che sta lì tranquillamente seduto, c'è questa luce del raggio di sole del pomeriggio del fauno. Ovviamente ci sono, Debussy ha inventato delle scale, degli accordi nuovi. Ma mi dedico adesso, passo all'ultimo brano in programma, che è invece Daphne Chloe. L'ho utilizzato perché si riferisce anche questo all'antica Grecia e per fare un collegamento con l'argomento da cui sono partito, l'antica Grecia. Ed ecco qua. Una perfetta descrizione del Mediterraneo, delle onde, della luce. Qui stiamo facendo il levar del giorno, quindi l'alba. Notate la luce come aumenta. E io, su questo brano, ecco, ho terminato, e lascio la parola eventualmente agli allievi che avessero bisogno di fare qualche domanda, volessero per curiosità più che bisogno, e quindi entrare in discussione. Ok? Sì, grazie mille, professor Iacobelli. Quindi apriamo alle domande. Non ce ne sono. Non ci sono domande. Vediamo un attimo. Ok. Va bene. Allora, ringraziamo ancora il professor Iacobelli e io vi invito al prossimo evento che è il 29 marzo. Avremo il professor Dario Menasce che ci parlerà di Diavolo di una particella e come spiegare molto con poco, piccola storia della via estetica per comprendere il mondo del professor Ezio Sardella. Vi dico anche che la seconda sfida del campionato di creatività che era prevista a terminare domani è stata estesa, la scadenza è stata estesa di un giorno e quindi termina il 24 marzo, sempre alle ore 16. La sfida è filmare la scienza, quindi vi invito a proporre i vostri filmati sui quattro temi scientifici principali, quindi forze, suono, virus e Big Bang. E con questo ringrazio ancora i relatori e vi auguro una buona serata.
Arrivederci. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Buonasera.